Oggi l'inaugurazione, la cerimonia di inaugurazione della biblioteca del Giannino Emili di Teramo al preside di Giannatale. Come è nata questa iniziativa? Questa iniziativa è nata perché è stata voluta da subito dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio d'Istituto, dagli organi collegiali della scuola e anche fortemente sostenuta da me. Diamo l'intitolazione della biblioteca scolastica al preside di Giannatale. Amiamo che lo preside perché questo è stato un po' il suo profilo personale, e che ha diretto questo istituto per ben 21 anni e tanto ha dato a questa scuola, quindi una scuola che è stata rappresentata da un dirigente scolastico di alto profilo culturale, che ha segnato non solo la storia del liceo Milli ma anche la storia della città, perché anche è stato storico e saggista, e quindi un messaggio per una figura importante che va ricordata assolutamente e che ha dei grandissimi meriti rispetto alla dirigenza di questo liceo che è stato da lui diretto sapientemente per tanti anni. La biblioteca poi è il luogo che lui appunto amava di più, sicuramente perché è lì che svolgeva le sue ricerche, e appunto dal profilo della sua personalità emerge sicuramente che è quello che avrebbe continuato a fare se non ci fosse stato l'evento luttuoso, quindi dopo la pensione.